Ciao a tutti amici di YouTube, in questo video vedrete come disabilitare la manutenzione automatica in Windows 10, ma se cercate altri trucchi, suggerimenti e personalizzazioni per questo sistema, vi invito a seguire la mia playlist a riguardo. Detto ciò, iniziamo! La manutenzione automatica di Windows 10, come tante azioni automatiche del sistema, viene eseguita automaticamente ogni giorno quando il computer non è in uso, cioè appena tocchiamo il mouse già si stoppa. Le attività comprendono analisi di sicurezza, diagnostica del sistema, aggiornamenti software, installazioni driver e tante altre azioni come la deframmentazione necessarie per mantenere snello e fresco Windows. Anche se agisce in background con un bassissimo impatto sulle prestazioni di sistema, non tutti i PC giustamente sono recenti e quindi hanno un hardware meno potente. Per quest'ultimi, questa manutenzione automatica può influire in prestazioni, per questo vediamo come disattivarlo attraverso il Regedit. Il percorso da seguire è lasciato in descrizione. Aggiungete una keyword a 32 bit chiamandola Maintenance Disable e assegnatele un valore esadecimale pari a 1. Da notare che in caso di architettura 64 bit va sempre creata la keyword a 32 bit. Infine, per applicare completamente la modifica, riavviate il PC. Per poterla avviare manualmente dovete recarvi nella sicurezza e manutenzione del pannello controllo e dalla voce manutenzione cliccate su avvia manutenzione. Alcuni di voi si possono chiedere perché Microsoft non abbia messo la voce di disattivarla direttamente nel pannello di controllo. Come detto prima, è consigliabile disattivarla solamente su PC datati ed anche perché la maggior parte degli utenti non compierà mai queste operazioni manualmente, rischiando che dopo un certo periodo di tempo il sistema operativo diventi una confusione. Per rimanere sempre aggiornato sul canale ti consiglio di iscriverti ed attivare le notifiche.